Secondo me ne stanno pure approfittando di questa situazione, perché i rincari sì, però in un modo più adeguato. Secondo me ci stanno marciando. Il governo sta cercando di aiutare le famiglie, però non li aiuta dando dei soldi. Li deve aiutare frenando i prezzi, secondo me. Cioè, la questione parte dall'origine. Tu devi frenare le aziende che fanno questi prezzi. Per me è così, poi non lo so. Che tu mi dai i soldi della bolletta. Cioè, non tutti. Mi dai un una tantum, come stanno dicendo, per le famiglie più meno ambienti. Però la cosa non si risolve così. In bolletta, appunto, abbiamo riscontrato un enorme aumento. È sicuramente dovuto anche alla situazione internazionale, quindi insomma sembra che la crisi stia ricadendo sulle nostre spalle palesemente, ecco, e quindi per noi, per tutti noi è un gran peso. Il problema è che i redditi sono rimasti uguali e quindi c'è disagio, c'è difficoltà. C'è da apprezzare e da riconoscere il fatto che comunque anche i bonus che sono stati dati anche per, alle famiglie, facendo una giusta richiesta per affrontare questa spesa extra, è comunque un tentativo sicuramente encomiabile. Certo, poi c'è altro da fare, però riconosciamo che è comunque una situazione, insomma, difficile per tutti, quindi anche un governo che prenda decisioni rapide non è scontato, quindi si apprezza comunque perlomeno l'attenzione a pensarci. Come se stiamo pagando, perché bisogna pagare, al limite ci facciamo fare la riduzione, la dilazione, in più pagamenti dilazionati, però li stiamo pagando. Che dobbiamo fare? Ma aspettiamo questo 200 euro che il governo ha stanziato per vedere se ci dà una mano, è tutto da vedere. I rincari ci sono e sono evidenti, si notano, non solo sulla bolletta, anche sul discorso del pane, pasta, i beni di prima necessità, diciamo. La situazione è drammatica, diciamolo, veramente. Le misure del governo bastano secondo lei? Secondo me no, non bastano, perché sono molto generiche, andrebbero secondo me fatte più mirate, perché qua il discorso dei 35.000 euro, sì, ma c'è gente che vive di pensione, le persone anziane che hanno un reddito bassissimo, là gli aiuti devono essere mirati e più consistenti sicuramente. Praticamente aumenta tutto tranne lo stipendio, cioè praticamente tu devi vivere con quel poco stipendio, chi ce l'ha lo stipendio giustamente? Il governo non sta facendo proprio nulla. Lei ne può dire anche qualcosa? No, che però... no, assolutamente niente, perché poi anche il discorso che è successo questa cosa della pandemia ha anche aggravato. Sì. Aggravato tante famiglie che si sono trovate senza lavoro, perché tanti licenziamenti, perché la maggior parte erano anche in nero. Adesso ho sentito che stanno dando un bonus di 200 euro, però che fa? Che fa un bonus di 200 euro alla fine? Cioè non li spendi neanche per il mangiare, perché pagare le bollette, pagare la luce, il gas, soprattutto il gas che adesso è pure aumentato, la benzina, è aumentato tutto. E se tu devi andare a lavorare con la macchina non ti basta nemmeno lo stipendio, perché lo spendi soltanto di benzina e di spostamenti. Io vivo a Milano, ho avuto rincari utilizzando gli elettrodomestici nello stesso modo del 30%, un mio amico stessa cosa, però gli è raddoppiata la bolletta. Ormai si è perso il controllo, la paura, il timore più grosso a parere mio è che è un po' come è successo con l'euro: quando la situazione tornerà normale, secondo me non rientreremo di tutti i rincari, quindi con quello che sta succedendo, un po' quello che è successo con la benzina, che dopo qualche giorno e dopo i rincari è saltato fuori che erano assolutamente immotivati. E adesso, pur non essendo nella stessa emergenza, non siamo tornati 1.3, 1.4, ma siamo 1.7, 1.6. Stanno facendo, a parer mio, quello che possono fare. Poi chiaro, qui è difficile anche prendere parola, perché sono persone che sono andate veramente in difficoltà e stanno facendo la fame per questo motivo. Chiaramente io, dal mio punto di vista, ci si è mangiati così tanti nei 50 anni precedenti che quelli che ci sono adesso, non sto dicendo che sono bravi, però dovrebbero essere dei geni, dei fenomeni per riuscire a riportare a regime, parliamo di debito pubblico. Secondo me si trovano una castagna da gestire che è impossibile, giusto, ma parla arretrato, a prescindere dalla competenza di quelli che ci sono adesso, non sto dicendo che sono competenti, però ormai il buco è troppo grosso, ho fatto i 50 anni e riempirlo non so come si possa fare.